o fuori, chi vince resta, chi perde retrocede. Questo è molto altro, è Quiliano contro Virtus Cool Polisestri, sfida di ritorno dei play-out dove il Quiliano è chiamato al miracolo, recuperare il pesante 3-0 subito all'andata. All'ottavo minuto del primo tempo, tiro di Damonte che nel cuore dell'area trova la deviazione fortuita in corner. 43esimo minuto del primo tempo, sempre Virtus in attacco, annullato gol a Luca Corallo per fuorigioco. Bisogna aspettare il secondo tempo per le vere emozioni. Al 22esimo minuto, rigore cagionato da Surdai, si presenta sul dischetto Romeo che non sbaglia tirando potente sul lato sinistro. 29esimo minuto del secondo tempo, il Quiliano è sbilanciato in attacco e così Luca Corallo si trova a tu per tu con il portiere ma sbaglia a porta sguarnita sulla ribattuta. 35esimo minuto del secondo tempo, tiro sopra la traversa di poco dell'ispiratissimo Volpara. Al 36esimo minuto del secondo tempo arriviamo all'azione che porta al gol del pareggio della Virtus, come possiamo vedere nel video montato da Andrea Giannotti, tiro dal limite dell'area di Volpara che riesce a segnare battendo il portiere. 1-1 tutto sommato giusto in una partita con molta tensione sul finale, il Quiliano viene retrocesso mentre la Virtus Cool Polis riesce a restare in eccellenza.